noi oggi ci troviamo di fronte ad un paradosso, perché mentre Messina rispetto alla questione SRR è stata la testa d'ariete, diciamo, all'interno della regione siciliana, tant'è che su Messina altre realtà siciliane si sono trovate a fare il copiato, oggi ci troviamo in difficoltà proprio, diciamo, sulla questione della Messina Ambiente. E su questo abbiamo la necessità di ringraziare l'ispettore del lavoro che è stato a fianco delle organizzazioni sindacali e nel rispetto della località, della legalità, scusate, e ancora oggi lo è, perché oggi è grazie all'impegno e al sostegno dell'ispettore del lavoro che noi siamo di fronte a una realtà importante per la salvaguardia dei lavoratori, perché i lavoratori non andranno al privato, i lavoratori saranno assunti dalla SRR, che è un soggetto che appartiene alla regione siciliana. L'accordo firmato dalla CGL al Comune non è altro che un regalo che ha voluto fare all'amministrazione comunale, mentre ai lavoratori ha portato soltanto il carbone, ha venduto i diritti dei lavoratori a discapito di tutelare i privilegi e fare da spalla a questa amministrazione comunale. L'unica tutela per il lavoratore si chiama SRR, che è una società pubblica che garantisce tutto senza fare un salto nel vuoto. Io non vorrei che questo nascondere gli atti fosse il tutelare un gruppo ristretto di lavoratori che percepiscono super minimi indennità ad personam, di cui tra parentesi non si ha ancora certezza. Non è che tra parentesi questi lavoratori sono al vertice dell'azienda, non è che si sta ritardando cercando di fare un atto diverso da quelli concordati esclusivamente per tutelare questi lavoratori. Perché questi continui ritardi? Perché continuano sempre a dire il concordato dice questo e quest'altro? Io ricordo una cosa semplicissima: del concordato, della prima proposta, si sa fin da febbraio. Perché non abbiamo iniziato a lavorare prima? Perché non si sono fatti i documenti che già si sapeva che si dovevano portare?